Secondo lei perché Renzi non l'ha confermata sottosegretario? Beh, là c'è stata una valutazione in ordine, diciamo, un equilibrio legato alle aree, varie aree del partito. In questo riequilibrio all'interno del governo la Sicilia è stata sacrificata. Certo, non è un fatto positivo, ma questo non impedirà né a me né a tutti i deputati siciliani né al partito siciliano di dare il suo massimo contributo per appunto, rispettare, diciamo, le esigenze della Sicilia e dare la spinta necessaria a un'efficace azione di governo di cui abbiamo estremo bisogno. Il segnale di Renzi sembra chiaro, i suoi interlocutori in Sicilia sono quelli del nuovo centrodestra. Beh, questo, diciamo, se pensassi questo, ovviamente sarei molto allarmato, no? Non è così. C'è stato, diciamo, obiettivamente in questo senso c'è un vulnus di rappresentanza, un deficit di rappresentanza della Sicilia. Diciamo, credo che però l'esigenza nostra sia di porre questioni politiche, al di là della presenza di uno, due, tre sottosegretari che purtroppo non ci sono, però il tema è come far valere all'interno dell'azione di governo l'esigenza dei siciliani. Quanto pesano i mal di pancia all'interno del PD catanese? Certo, il fatto che il partito siciliano nel suo complesso sia particolarmente diviso non ha aiutato, diciamo, all'interno delle divisioni magari c'è, diciamo, la possibilità di avvantaggiarsene da parte di altre regioni che manifestano perlomeno in apparenza una maggiore unità, una maggiore compattezza.